Grazie, grazie a Franco Maranta che è stato anche brillantemente nei tempi e quindi ha dato un contributo importantissimo alla discussione di oggi. Ricordo che ogni intervento ha la durata di 10 minuti. Paolo Fierro, Medicina Democratica. Paolo, noi negli ultimi anni abbiamo ascoltato da personaggi legati anche direttamente al Ministero della Salute, da Donato Greco, che era quel personaggio mandato qua dal Ministero della Salute quando i rifiuti arrivavano ai primi piani dei palazzi, che ci diceva che le discariche non facevano male, che le diossine non facevano male, fino al commento dell'attuale ministro del governo Monti, Renato Balduzzi, che rispetto allo studio dei professori Giordano e Taro ci dice che in realtà i campani muoiono prima degli altri e si ammalano più spesso di tumore perché mangiano male e fumano troppo. Quante bugie sono state raccontate da pseudo uomini di scienza che hanno però avuto dei ruoli importantissimi dal punto di vista politico. Paolo Fierro, Medicina Democratica. Grazie. Allora, il problema che ha messo in luce Musella è proprio il ruolo mistificante di alcuni esperti che vengono reclutati di volta in volta per sostenere delle tesi che fanno comodo al potere. Io credo che in tutta onestà nessuno possa più mettere in dubbio questo nesso che esiste tra l'inquinamento ambientale che abbiamo subito da parte delle ecomafie e l'incremento dei tumori. Chiaramente si può giocare con i numeri, si può giocare pure sulle ipotesi sempre rinnovate della nostra arretratezza culturale, del modo di vivere cattivo, no? Per cui le nostre donne hanno la percentuale massima di tumore al polmone perché fumano troppo. Questa è la tesi, insomma, prevalente. Oppure i campani non fanno sport, mangiano male, mangiano troppo, eccetera, eccetera. Il discorso è questo, che però loro fanno questo gioco sui tempi, sostanzialmente, perché dicono, vabbè, non abbiamo dati a 10 anni, non abbiamo degli elementi statistici tali che rientra in un certo schema. Però è fuori di ogni discussione che se noi abbiamo alcune aree del nostro territorio, l'area metropolitana di Napoli, che in pochi anni ha visto crescere il ticket per esenzione in oncologia del 30%, in alcuni comuni del Casertano del 400%, un motivo ci sarà, no? Poi, chiaramente le pubblicazioni scientifiche ci sono state, se nel 2004 Lancet pubblicava i dati di massa sul triangolo della morte, allora Lancet è una rivista che ha un valore, è un peso, lo stesso studio del professor Giordano ha un valore scientifico inoppugnabile. C'è poi il sentir comune della gente, per cui si muove pure spontaneamente e fa delle ricerche a proprie spese. In effetti pure lo studio che ha fatto Angeli, che non è un medico, non è un tecnico, però si è messo lì a ricercare dei dati del suo territorio che contrastano sicuramente con i livelli accettabili di sostanze tossiche che dovrebbero essere tollerate. Allora, sulla discussione di questa emergenza, noi davvero dobbiamo respingere nettamente tutte le tesi giustificazioniste, cioè tutte le tesi difensive che servono solo a rallentare l'azione. Qua ci sono delle responsabilità terribili da parte delle autorità che sanno e tacciono. Qui voglio dire, io sono un medico ospedaliero, no? Vorrei parlare anche del ruolo che ha in tutta questa storia il sistema sanitario regionale. Comunque ha avuto dei segnali di allarme, va bene?
e comunque doveva attrezzare ad esempio tutti i servizi di epidemiologia che dovevano allertare rispetto a questo pericolo, dovevano attrezzare dei servizi di diagnosi precoce, avrebbero dovuto attrezzare dei poli di eccellenza per curare in maniera adeguata i tumori, avrebbero dovuto pensare pure a quegli sfortunati che praticamente subiscono l'evoluzione della malattia perché non ci sono possibilità terapeutiche reali e quindi hospice, quindi cure palliative eccetera eccetera. Se noi andiamo a vedere il quadro della nostra situazione, è un quadro desolante. È un quadro desolante perché i rilievi reali, diciamo, dei livelli di inquinamento sono stati fatti sostanzialmente dai comitati spontanei che hanno pagato a volte di tasca loro, no? Le ricerche tossicologiche, ad esempio, oppure dei singoli studiosi, dei singoli medici che si sono messi a raccogliere dei dati e a creare delle denunce. Quindi voglio dire, nell'ASL, nell'ARPA hanno svolto il loro ruolo, parlando della funzione, diciamo, del nostro sistema. Per quanto riguarda poi il resto, diciamo, beh, però può darsi che il sistema funziona nell'altro pezzo, cioè della diagnosi e cura. Allora, ultimamente il direttore del Pascale, qui abbiamo un medico del Pascale, Pedicini, ha affermato che in effetti i nostri ammalati di cancro hanno il 5% in meno di possibilità di superare la fase critica della malattia, no? E poi, dai dati dell'AIRTUM del 2011, che sarebbe l'associazione dei registri tumori, risulta che mentre al nord continua a migliorare il trend, nel senso la sopravvivenza a 5 anni dà dei dati incoraggianti, per cui il tumore evidentemente non è una malattia incurabile ma si può combattere a vari livelli, nelle nostre aree ci sta un peggioramento, addirittura una controtendenza, dal 4 al 10% in meno. Non so se mi spiego, cioè questa qui è un elemento di un allarme veramente grosso. Allora, uno potrebbe pensare, beh, forse la regione non ne sa niente, invece dai documenti ufficiali della nostra regione, e quindi per esempio un progetto di legge è stato presentato nel 2008 per la rete oncologica campana, che è un elemento che manca, dice, vabbè, perché succede questo? No, questi dati. Succede questo perché c'è un ritardo nei sistemi di diagnosi precoce, perché c'è la difficoltà di accesso alle strutture sanitarie, di diagnosi e cura, perché c'è un enorme frazionamento dei percorsi sanitari. Queste tre cose sono vere, però a questo dobbiamo aggiungerne altre, perché chi vive direttamente in queste realtà lo sa, specialmente sia gli operatori che gli ammalati. Allora, c'è sicuramente una cattiva informazione su questi problemi, dei ritardi pure culturali della nostra popolazione e dei medici di base, però c'è un problema serio. In una situazione sociale a basso reddito diffuso, l'aumento dei ticket che ha subito la nostra sanità negli ultimi tempi è un deterrente, un elemento che allontana la gente dall'utilizzo dei servizi. E poi bisogna pure, diciamo, andare a vedere il ruolo che hanno le lobby sanitarie in qualche modo a strutturare quelle forme di privatizzazione spuria del nostro sistema regionale. Che cosa voglio dire? Banalmente, ci sono dei meccanismi per cui, diciamo, per avere un accesso reale alla cura e alla diagnosi, in qualche modo si è indirizzato verso le forme di privatizzazione, come l'intramenia, l'extramenia, eccetera, eccetera. Detto molto volgarmente, a volte ti fanno capire che se non passi per lo studio al dei tali, non arrivi facilmente in sala operatoria se è un problema urgente. Ok, questo voglio dire per essere molto chiaro. Allora,
E poi ci sono i numeri, ma non vi voglio tediare più di tanto, cioè siamo molto al di sotto degli standard nazionali per quanto riguarda alcuni elementi fondamentali di questo tipo di discorso, cioè i posti letto oncologici, quelli di radioterapia, gli acceleratori lineari e poi diciamo il registro tumori, che non ha mai funzionato davvero, voglio dire, per il ruolo per cui era stato definito. Un'ultima cosa la voglio dire per quanto riguarda quello che accennavo, sia gli ammalati che hanno avuto le cure e che hanno necessità di una riabilitazione, che escono dagli ospedali, hanno bisogno di aspiratori, cateteri, questi poveretti veramente vanno incontro a un'anafasi, dei percorsi, altro che irregolarità dei percorsi, sono delle odissee per avere il minimo indispensabile per garantirsi l'assistenza a casa. L'assistenza domiciliare è un'altra cosa che esiste solo teoricamente. Per quanto riguarda voi le situazioni che diciamo vengono definite preterminate o terminate, che però sono situazioni che possono durare mesi o anni, devo denunciarla questa cosa. Cioè la regione Campania sulla carta tiene solo due hospice, cioè le strutture deputate all'assistenza di questi pazienti, e sono praticamente irraggiungibili. Nessun paziente della provincia di Napoli riesce ad avere un posto letto in questi strutture, cioè quello che rimane è un carico enorme sulle spalle della famiglia, carico economico ed emotivo, per garantire un minimo di decoro diciamo a questo percorso terminale dei pazienti. Allora, tutta questa cosa qui meriterebbe un discorso a parte, è veramente una manifestazione di denuncia forte. Comunque, praticamente, questo è il nostro problema, dobbiamo agire anche su questo grosso bubone, smuovere la nostra sanità, la nostra organizzazione sanitaria, perché è un pezzo di questo discorso senza il quale non ne usciamo. Vabbè, io finito.